Amici, eccoci, siamo qui pronti a Diana Marina in Piazza del Comune, in Piazza Martire della Libertà, perché qui tra poco inizierà la 50ª edizione del Carnevale di Diana Marina. Però prima, questa mattina, qui sono accadute tante cose, tra cui chiaramente, come vuole la tradizione, il Carnevale dei Bambini. Con chi? Con Fortunello, Barbella, i trampolieri, insomma un Carnevale che ha già visto esplodere la felicità dei più piccini, quelli che più chiaramente ci stanno a cuore, a noi e a chi? E alla famiglia dianese, che ha loro come primo traguardo da far divertire. Dunque, questa Diana Marina, le immagini tra poco andremo anche a scoprire, è una cosa molto bella, che cosa? Come vengono realizzati i carri? Dunque tra poco ci trasferiremo con le immagini all'interno del capannone, chiaramente sono registrate e andrete a vedere con quale passione, con quale maestria, con quale voglia e allegria, mettiamoci allegria e qualche bicchiere di vino che non stona, sono stati creati i carri di Carnevale, queste 8 carri che vedrete qui sul percorso. Ma ritorniamo questa mattina, una folla immensa ha riempito già la piazza, e non soltanto, perché nel frattempo i carri erano già parcheggiati, perché sono già pronti sul percorso, chiaramente da questa mattina, e dunque hanno avuto modo i bambini già di vederli, di salire sui carri, insomma erano già a loro disposizione per giocare, ognuno si avvicinava al carro che chiaramente più gli piaceva. Signori, è tutto pronto, c'è già un sacco di gente qui intorno a noi, io ringrazio gli amici di Imperi TV e coloro che ci seguono da casa. Dunque, se oggi non avete voglia di uscire, o ne avete poca, o magari siete nell'entroterra e lassù c'è neve, mettetevi al caldo, godetevi con noi questa giornata da Diana Marina con la 50ª edizione del Carnevale dianese. Bene signori, siamo nell'officina gigantesca dove vengono creati i carri di Carnevale. Benvenuti, perché quest'anno è un anno eccezionale, è la 50ª edizione del Carnevale dianese. Sono emozionato, con me qui a fianco vedete quest'uomo in tuta, perché qui ragazzi si lavora e si lavora e anche sodo si lavora, perché in realtà per creare queste vere opere d'arte c'è tanto lavoro, tanta pazienza, ma anche tanta passione, diciamo divertimento, una grande famiglia, infatti la famiglia dianese. A che punto siamo? Ma direi che siamo discretamente avanti, siamo a posto. Noi saremo pronti per la sfilata, abbiamo lavorato sodo quest'anno perché i tempi erano piuttosto stretti, però come al solito ce la mettiamo tutta e come al solito riusciremo a creare uno spettacolo degno del cinquantenario. 50 anni sono 50 anni, io immagino quelli che sono 50 anni sposati. Chissà come avranno fatto, ma questo è un altro ragionamento, poi una volta magari ne parliamo, ma ci vorrebbe una trasmissione molto più lunga. Sì. Detto questo, ma questi ragazzi sono bravi, come si danno da fare? No, sono bravi, non mi posso lamentare. Ho una squadra di persone valide, e vedi qua stanno già addirittura la musica, provando, qui c'è da mangiare, da bere e da ballare. Ecco, sì, perché. E stanno già provando anche i numeri, stanno già facendo gli ultimi aggiustamenti dei carri, però niente, siamo avanti. Siamo molto avanti. Allora, adesso noi andremo carro per carro a fare una veloce visitina, non vogliamo togliervi tutte le sorprese e mi raccomando, a questo punto tutti quanti con noi in piazza a Diana Marina, per cui quest'anno il percorso, un piccolo ragionamento sul percorso sarà? Quest'anno il percorso sarà il vecchio percorso classico. Facciamo via Roma, via Milano, via Nizza, via Genala, quindi percorso lungo, e gli spettacoli verranno eseguiti in parte in piazza, in parte anche nelle altre zone della città, quindi non è necessario essere per forza in piazza, ma si può assistere agli spettacoli anche lungo il percorso. Sì, in piazza ci saremo noi con Imperia TV, certo. Con voi, insomma sarà il punto diciamo di riferimento, ma tutto il percorso è da vivere e con tanta voglia di divertirsi, e mi raccomando, gli scherzi voleranno. Allora, detto questo, andiamo a fare un giro per i carri. Allora, siamo qui al carro di Circo Mirtilla, Fortunello e Marbella, che ci regalano in realtà spettacoli durante tutto l'anno nelle varie piazze. Dunque grazie ragazzi di esistere, senza di voi si darebbero meno sorrisi. Parlateci del vostro carro. Il nostro carro è formato da tutti i bimbi della scuola, la scuola di Circo Mirtilla, e ci saranno anche gli amici di Fortunello e Marbella, tutti vestiti da clown. E la cosa bella, durante il percorso si esibiranno, faranno spettacoli, numeri di stoffe, numeri con le corde, con le sfere, avremo bambini sui trampoli, monocicli, coriandoli.
Dunque, insomma, un carro all'altezza di un grande carnevale, dunque esercizi fisici importanti e belli da vedere. Bene, ragazzi, complimenti. Coriandoli, voi quante tonnellate? Ne hanno presi 60 sacchi, hanno detto 58 a noi e 2 per tutti gli altri carri. Va bene, ragazzi, buon divertimento. Quello che vedete sotto i vostri occhi è un carro che rappresenta l'antica Roma. Qui sono i Gogliardi, vedete il simbolo in realtà, che parla molto chiaro, là in alto. Sono anche un po' spaventato perché veramente non pensavo che fossero così bravi a prodigarsi in un'opera, sono senza parole, devo dire. Voglio vederla finita, presidente. Sì, direi che i ragazzi stanno diventando ogni anno sempre più bravi. Bene. È una soddisfazione perché sono gli ultimi arrivati nella famiglia, si stanno dando da fare molto e stanno lavorando sempre meglio, quindi io spero che abbiano la costanza e la voglia di proseguire per i prossimi 50 anni. Perché insomma ci vuole un po' di ricambio. Beh, qui siamo davvero nel carro dedicato proprio ai più piccini, Peppa Pig, con il gruppo The Longway stessi. Un carro stupendo, un'opera d'arte, quasi quasi questa io dopo la userei come casetta, come seconda casetta, visto l'altezza. Io ci sto alla grande qua dentro. Sì, sì, no, ci stiamo in due qua dentro. No, anche questo è uno dei gruppi storici della famiglia Dianese, sono persone che lavorano anche loro sodo. E la novità di quest'anno è che hanno già finito, quando invece sono famosi per fare le finiture l'ultima sera, all'ultimo minuto, invece quest'anno sono già molto avanti. È un carro dedicato ai più piccini perché Peppa Pig è un idolo dei più piccini. Abbiamo voluto questo carro anche per accontentare la clientela un po' più, diciamo, un po' più giovane, per far divertire anche i bambini più piccoli. Bene, qui siamo con gli amici de San Bartumè e con Gianluca, esattamente. Un'opera d'arte anche questa. I Flintstones, non potevano mancare i Flintstones. Con tanto di macchina, devo dire che sono stupito a vedere quest'opera d'arte. Voglio vederla in azione. Mi dicono anche che addirittura gira, sì. Come è giusto che sia, vero? Sì, naturalmente gira. Allora, di cosa parla questo? Con quale spirito questo carro? Tanto complimenti, davvero bello. Grazie, grazie. Niente, parte da un riscaldamento forse di quello dell'anno scorso, che era più o meno analogo a questo. Purtroppo il tempo era quello che era, abbiamo rivisto il carro dei Crowds, che più o meno si assomiglia parecchio, abbiamo fatto un po' di modifica alla casetta, abbiamo cambiato l'omino, abbiamo costruito la macchinetta storica dei Flintstone e niente, siamo io e Mario. Mario non c'è oggi perché è andato a giocare a bowling. Ma dunque, in due avete fatto il carro? Sì, sì. In due, ragazzi, qui 19 anni che facciamo il carro, in due. E Mario. E qui, signori, siamo con Ghostbusters, un film che ha fatto storia, che abbiamo visto tutti. Dico storia perché? Perché noi eravamo più piccini, esattamente compie 30 anni questo personaggio. Sì. Come quelli da Schumacher, che compie 30 anni anche loro, ed è per questo che si sono ispirati a questo film. Sì, abbiamo fatto un bel carro come sempre, speriamo, il gruppo ci sarà. Spero che per i 50 anni sia una bellissima giornata. E qui siamo con il gruppo del Peace and Love, con un carro stupendo, dunque Figli dei Fiori, un'epoca meravigliosa. Siamo con Aldino, il capogruppo, il capocarro, e colui che con tanto entusiasmo e con i suoi ragazzi hanno creato questa bellissima opera d'arte. Raccontaci qualche cosa di più. Vabbè, abbiamo riprodotto questo, siamo riferiti un po' al Peace and Love, visto che adesso siamo in una situazione che ne avremo tanto bisogno di pace e amore, quindi abbiamo ripreso un attimino l'argomento, sperando che sia ben accolto. Dunque è un messaggio tra le righe, in questo momento neanche tanto tra le righe, ma il gruppo che poi sarà, che girerà intorno al carro, come saranno? Saranno tutti vestiti da Figli dei Fiori, come una volta. E qui ci trasferiamo nel West con i Cowboys e gli Indiani, abbiamo un carro, esattamente il carro del presidente, Giuliano. Allora, vai, raccontaci com'è nata questa idea. Ma anche questo è un carro che vuole andare incontro un po' ai bambini. Si sa che i bambini da sempre giocano agli Indiani e ai Cowboys, e quindi abbiamo voluto fare un carro per i bambini. Ritorniamo indietro nel lontano West, però questa volta vediamo che gli Indiani e i Cowboys non si fanno più la guerra, hanno sotterrato l'ascia di guerra e fanno festa assieme.
bevono sicuramente mischiate con i Peace and Love. Sì, ci mischiamo con i Peace and Love. Ragazzi, a questo punto non ci resta che trasferirci tutti quanti in Piazza del Comune sul percorso del Carnevale di Diano Marina. Io ho il grande piacere e onore di condurre e presentare il Carnevale, mi aspetto anche quest'anno una montagna di coriandoli, ma soprattutto mi aspetto che voi venite a prendervi insieme a me una montagna di coriandoli e a vivere insieme questo stupendo Carnevale insieme a questi splendidi carri. Complimenti ancora alla famiglia dianese, io vado, scappo perché qua li lascio lavorare, sennò dicono che li disturbo. E queste telecamere, attacca, spegni, spegni, attacca, in disco e smorta, come dicono in Piemonte. Ragazzi, ci vediamo in piazza, ciao! Qui dalla piazza di Diano Marina insieme un bel applauso, il pubblico non sento più forte, 3, 2, 1, ed eccoci qui, un saluto agli amici da casa che ci seguono sempre in Rete TV in tutta la Liguria per questa giornata di sole, il sole che abbiamo prenotato, il grande Sant'Ilario, come vi diceva prima il presidente, che saluto e ringrazio qui con me della famiglia dianese, Giuliano Ardissone, con me con occhiale, cappello di tutto puntino, ci piace questa versione, il sindaco di Diano Marina, l'onorevole Giacomo Chiappoli, buongiorno sindaco, e qui a fianco a me un altro pezzo di ragazzo, tutto d'un pezzo, l'assessore allo sport Bregolin, ciao ragazzi, ed eccoci qua insieme per dare il via a questa, pensate, attenzione, tenetevi forte, a questa 50ª edizione del Carnevale di Diano Marina. Allora, presidente, emozionato? Abbastanza, sì. Stanco, emozionato, ma contento. Stanco, emozionato, ma contento, perché poi alla fine si arriva al traguardo felice. Adesso non ci resta che divertirci, goderci il percorso. Quest'anno sono 8 i carri che vedrete sfilare qui davanti a noi, i gruppi che piano piano andremo a raccontarvi, arrivano anche da fuori e vi assicuro un po' sono anche fuori. Mettiamocela tutta perché hanno tanta voglia di divertirsi, come vuole giustamente che sia la tradizione del Carnevale. Signori, tutto è pronto? Pubblico lo vedo pronto e caldo, i bambini questa mattina col Carnevale dianese, come avete già visto dalle immagini, ci sono stradivertiti e oggi continueranno a divertirsi, però anche noi grandicelli oggi torniamo un po' bambini, giusto sindaco? Beh, direi di sì, lo facciamo a posto, una bella giornata, ringraziamo tutti i santi che abbiamo ed è un momento antigufo perché qualcuno forse se la tirava ieri dicendo piove, basteria, no. Diano Marina dimostra di essere 365 giorni all'anno col sole, io sono abbronzato di questo sole, mi sono messo così e cercherò di avere per voi un momento di... Dimmi, vai! Vedi l'ombrello no, l'ombrello stanotte, oggi pensavano che ci volesse l'ombrello, invece vi abbiamo preparato una giornata di sole. Ringrazio tutti quelli che vengono a Diano Marina e ci vengono col sorriso, noi lo continuiamo a mantenere anche nei momenti più difficili. Ringrazio e lo devo doverosamente alla famiglia dianese, che è l'unica vera, io direi importante, associazione che ci permette di fare il Carnevale. Se non ci fossero loro, Carnevale non se ne fa, perché pur anche pagando, avete visto, avete sentito nei telegiornali, avete visto Viareggio, avete visto che commercio che c'è di dietro e quanto costano quei carri. Parliamo di carri da 100.000 euro l'uno, quindi qualcuno qui non costano esattamente 100.000 euro, costano fatica, costano ore di lavoro, costano ore di sonno perse. Tutto quello che vedete è una grande forza di volontà, non direi neanche di tutta una città, ma di un gruppo di persone che tutti gli anni ci permette di fare questo. Ringrazio Ardissone. Quest'anno un po' più demoralizzato perché ha dovuto forzare di più, cercheremo di caricarlo per il prossimo anno perché questo carnevale non si debba perdere, e se qualcuno ci vuole dare una mano dei famosi gufi, venga pure che noi siamo disposti a non guffare ma a rifare il carnevale. E allora su queste parole di forza avanti tutta, mettiamola, traduciamola così, e viva il carnevale, signori, pronti con i canoncini sparacoriandoli, attenzione, 3, 2, 1, e che il carnevale abbia inizio! Allora, eccoli, facciamoli partire. Abbassiamo un pochino la musica, grazie, chiedo in regia, perché arriva la banda Città di Diano Marina, un bel applauso!
Ed eccoli che fanno ingresso in questo momento, la banda Città di Diano Marina. Loro hanno una miss particolare, sono vestiti da pirati in un'edizione speciale, ed eccoli qua. Signori, pensate, 162 anni di storia, dal 1853. Signori, vorrei davvero un grande applauso, banda Città di Diano Marina. Ed eccoli qui. Ed ecco qui con il loro maestro De Matteis, che ringraziamo e salutiamo, il presidente della banda Città di Diano Marina, Massimo Bernardis. Ed eccoli qui, che si mettono in posizione per dare una speciale sigla. Insieme, tanti auguri, ed ecco la torta che arriva, ed ecco la torta, tanti auguri a noi, tanti auguri a te. Andiamo dalla torta, venite, venite, dai, scendiamo un attimo dalla torta. Tanti auguri a te. Signori, eccola qua, la torta per il 50° anniversario del Carnevale di Diano Marina. Bel applauso. Presidente, venite un po' più avanti con la torta, venite più avanti, grazie. Torta realizzata dal gruppo di Facebook di Sei di Diano Se. Ed eccoli qua, complimenti ragazzi, i figli dei fiori, belli come il sole. La pace, la pace in questo momento mai più che mai. Eccoci, ecco. Mi danno un simpatico souvenir della pace, lì ti vai in pace per forza. Presidente, venga qua. Allora, basta, ok, grazie maestro, grazie. Presidente, faccia un soffio metaforico, facciamo finta che sia piena di candele, attenzione, soffiamo sulla torta, pronti per l'applauso, 3, 2, 1. Cinquant'anni, la torta, grazie ragazzi, eccoli qua, già vi vedo carichi, carichi in senso, vuoi, in senso di voglia di fare festa? No, perché qualcuno già un pochino carico, devo dire che lo è. Un saluto ai Gogliardi, che so che da stamattina che si stanno prodigando e benzinando. Devo dire che vabbè, anche questo carnevale, 50 anni, felice? Sì, direi che è un bel traguardo, anche se diciamo è merito mio solo per gli ultimi anni, per fortuna. Anche perché, insomma, se fossero 50 anni... Che faccio il presidente, sarebbe già, insomma, sarei già un po' vecchiotto. Comunque è un onore per me festeggiare questi 50 anni e la famiglia Nese penso che proseguirà su questa strada, cerchiamo di mettercela tutta. Mettiamocela tutta, ma sicuramente è un grande applauso, un grande applauso. Con noi, dicevo, gli amici, Sei di Diano Se, un gruppo, quest'anno li vedo in una mise dedicata ai figli dei fiori, dunque davvero tanta voglia di fare festa, ragazzi, andiamo con la musica e Carnevale sì, auguri, famiglia Dianese! Allora salutiamo intanto la torta con noi offerta dal gruppo Sei di Diano Se con i Fuori de Sciue, ci piace, bravo, grazie, lo tengo qua, che in dialetto i figli dei fiori,
Allora, per la prima volta partecipano quest'anno al Carnevale di Anno Marina. Oh, e mi raccomando, adesso tutti gli anni vi tocca, ragazzi, Tutti gli anni vi tocca, dunque preparatevi. E dunque siete i benvenuti e con voi un doppio applauso del pubblico, perché ragazzi è un nuovo gruppo di Nosci, De Canoscia, qui con noi, che prende parte al Carnevale. Ed eccoli qua. Dai ragazzi, vi voglio vedere ballare, vai Polo, falli danzare. Eccoli, eccoli, eccoli. Anche loro hanno dei cannoncini sparacoriandoli, eccoli al cielo. Beh, che se baila, muovere i ciappette, muovere i ciappette. Sindaco, muovere, muovere i ciappette. Beh, bellissimo. Ehi, ci siamo. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size two, but I can shake it like I'm supposed to do, cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. Si balla! I see the magazine working at Photoshop, we know that ain't real, come on now make it stop, if you got beauty, beauty, just raise them up, cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Con le mani, con le mani. She says boys like a little more booty to hold tonight. Presidente, la vedo in buone mani, I'm bringing booty back, go ahead and tell them skinny back. No, I'm just playing, I know you think you're fat, but I'm here to tell you every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me to worry. Loro sono il gruppo Zumba New Mistral. Salutiamo Ilaria, la loro maestra, eccola lì, ciao Ilaria! Loro arrivano da Porto Maurizio! E salutiamo gli amici di Porto Maurizio che ci seguono da casa, ciao ragazzi! Facciamogli un grande applauso. Bello, 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 bello. Eccoli qua. Loro sono il gruppo Zumba New Mistral. Grazie ragazzi. Loro sono qua con noi per dare festa, danza, movimento ciappette. Andiamo, proseguiamo col giro. Forza ragazzi, si parte, andiamo avanti, perché qui con noi, proprio con loro che fanno da coreografia, il primo carro che sta in questo momento entrando, magnifico, bellissimo, pubblico un applauso, guardate che bello, loro sono i Perdigiorni, loro sono il gruppo dei Perdigiorni, il titolo del carro è Peace and Love, dunque la tradizione dei figli di fiori, raccontavo prima che questo è un carro davvero che è in tema in questo momento storico dove tutto si vede tranne che tranquillità in giro per il mondo. Ci dispiace questa cosa, speriamo che possano mettere in qualche modo testa e coscienza e capire che alla fine l'amore deve prevalere, perché
perché è giusto che sia così, diciamo cose ovvie e normali, però a quanto pare per il mondo non lo sono. Pensavamo che certe cose non si dovevano più vedere, invece purtroppo se allora ben vengano, cariche in qualche modo, lanciano dei messaggi chiari, di pace e di voglia di serenità, semplice pace, niente di strano, semplice pace. Dunque ed eccoli qua, signore, loro sono il gruppo dei Perdi Giorni. Waiting for you to shake it, make it a take it. The point is we made it. Quarterback the game, call us Tom Brady. And it's not our fault that we have all the ladies, but it's hard to see these ladies when your middle name's Equator. All around the globe, matter of fact, see you later. They're great, we're greater, we're world dominators. And we're also allora, operators, and we go. Vediamo un pochino cosa chi è formato. Capo Carlo, Aldino, direzione artistica, Nives, il gruppo, Ottone, Franco, Mariella, Enrico, Mattia e Positivo. Ed eccoli qui, venite avanti, andate avanti ragazzi, iniziamo a intanto a proseguire con il giro. Un'unione di veterani e di nuove leve per creare un gigante buono, un'esplosione di fiori, cuoricini, farfalle e apine che volano di fiore in fiore inondando tutto il carro. Simbolo della voglia di pace e serenità che in questo momento vacillano a livello mondiale in tutto il globo in una bandiera multicolore. Questo è il messaggio che ci mandano. Il gruppo capitanato d'Aldino ha voluto riproporre il vecchio tema dei figli dei fiori, presentando una mastodonica figura al passo coi tempi, con tanto di dreads, piercing, di ogni foggia che da sola domina la folla festante. Intanto questo carro ha degli sponsor che voglio ringraziare, tutti gli sponsor e voglio piano piano citare. Sono High Style Franco e Marco, Calzature Lucifredi, parliamo di Diano Marina, sono qui a Diano, Panetteria Il Fornaio di Gazzero e ancora Caffè Il Chicco. E intanto arrivano i sacchi di coriandoli. Allora intanto direi al gruppo di iniziare ad andare avanti, di iniziare a proseguire perché dobbiamo far partire il gruppo con noi. E intanto qui vicino a me è arrivato in piena forma e piena linea l'assessore al turismo del comune di Diano Marina, Davide Carpano. Massimo! Buonasera, buongiorno a tutti, buona domenica. Allora, incominciamo con i ringraziamenti sicuramente alla famiglia Dianese, come ho detto già questa mattina, è un'organizzazione, un'associazione imprescindibile del territorio, che organizza le più importanti manifestazioni del comune di Diano Marina. Però voglio anche ringraziare, e mi preme farlo, perché abbiamo trovato collaborazione anche da parte di esercizi commerciali che con uno sforzo economico hanno fatto sì che i carri potessero transitare in sicurezza, e sono gli esercizi commerciali di Corso Roma, che voglio ricordare uno a uno: il bar Marabotto, il caffè Dedian, il Tempo Divino e il caffè L'Arancio. Grazie per questo. E anche il bar 900, chiedo scusa. Voglio proprio ringraziare loro perché hanno permesso questo. Senza fare alcuna polemica si sono prestati a permettere a noi di poter fare questa splendida manifestazione. Grazie. Grazie, grazie anche all'assessore al turismo qui con noi, che tra un po' gli toccherà, come vuole la consuetudine, mangiare proprio coriandoli. Comunque so che le cambuse, perché all'interno dei carri dovete sapere ci sono degli spazi molto grandi, e queste definiamole proprio delle vere e proprie cambuse, all'interno di questi spazi si nascondono bottiglie di vino. Di tutto rispetto, devo dire che abbiamo dato un occhio prima, abbiamo spiato, ci sono montagne di coriandoli, però nascoste tra i coriandoli, devo dire che qualche buona bottiglia di vino ci sono. Oh, ma guardate qua, abbiamo dei distruzzi, ciao ragazzi, benvenuti, eccoli qua, facciamogli un applauso, guardate che belli. Loro arrivano da Venezia,
ritmo, cintura, rondiglia al piso, vai, vai. Sono bellissimi e viaggiano così, ogni tanto abbiamo delle incursioni all'interno del percorso. Allora io direi intanto di iniziare a continuare il giro, se riusciamo. Direi di iniziare a partire, da qualche parte partiamo. Voi davanti, iniziate a far andare avanti la banda Ricitari di Marina. Dite pure di andare, così diventa una catena umana. Prego ragazzi, tutti avanti. Sono veramente tantissimi, tra i gruppi e i carri c'è tutto il percorso, un percorso quest'anno che torna a essere pienamente padrone del centro cittadino e dunque a vivere il cuore pulsante di Diano Marina. E qua intanto qua dietro vedo già pronti, vestiti da cowboy, yeah! Vediamo se hanno la pistola, c'è qualcuno che ha la pistola? Qualcuno sì, qualcuno no? Eccolo là, la pistola, che grande Bonaldo, armato fino ai denti. Perché? Perché sta per entrare in piazza, li vedete già qui dalle immagini? Fate un bel sorriso perché siete in TV ragazzi, un bel sorriso, vai, eccolo lì, guardate che belli. Loro sono il gruppo All Wheel West. Allora direi, fate ancora un venite più avanti, grazie, venite un po' più avanti, che così vediamo che succede con voi. Il gruppo di Diano Marina fa parte di un'associazione culturale che promuove la musica e il ballo country. La partecipazione al Carnevale Dianese è associata al Carro dei Marmessi, che è proprio lì dietro, lo vedete, il saloon. E ora tocca a loro, vediamoli ballare. West Virginia, Blue Ridge Mountain, Shenandoah River, life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, Mountain Mama, tutti insieme, vai! West Virginia, Mountain Mama, take me home, country roads. I hear a voice in the morning, how she calls me. Radio reminds me of my home far away. And driving down the road, I get the feeling that I should have been home yesterday. Yesterday. Non sento le mani, sulle mani, sulle mani tutti, sulle mani. Chi batte le mani vince al Super Enalotto, anche a casa seduti sul divano, sulle mani, dai tutti sulle mani. West Virginia, Mountain Mama, take me home, country road. Su, su. C'è il sindaco che sta studiando i passi, sta a vedere che ci fa ballare il country anche così, attenzione, attenzione, lo vedremo. Vai, non sento le mani, più veloci. Old Wild Western!
Bravi ragazzi, allora dietro vedete proprio alle loro spalle, li vedete, abbiamo il gruppo dei Marmessi, un bel applauso proprio con il caro Old Western. Capocarro, salutiamo Mario, direttore artistico disegni, Mirella, il gruppo, Andrea Bonaldo e ancora Giuliano, Elisa, Paolo, Andrea. Questo è un altro gruppo della prima ora, Gianobili, diventati Marmessi con il subentro delle nuove leve e l'abbandono dei vecchi, ma scritto tra parentesi. Oggi ci portano nelle atmosfere del Far West facendoci rivivere le avventure di indiani e cowboy che, sotterrata l'ascia di guerra, festeggiano nel segno del carnevale tra canti e balli western. Ok ragazzi, proseguiamo intanto il giro, iniziamo ad andare avanti, 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 avanti. Invitiamo il pubblico a lasciare libera la strada ed eccoli che arrivano. Arriva il saloon, signori, qui se c'è un saloon c'è da bere, è inevitabile. Eccoli, non sento le mani, si salta, si salta. Eccoli, spegnete la musica adesso, la riaccendete dopo. Ok, vai vai, ma tu lasciala andare, grazie Polo, usiamo la nostra, dopo usiamo la vostra. Eccoli, eccoli qua. I Marmessi, che in dialetto vuol dire i Marmessi. Guardate che gruppetto che c'è qua sopra. Mamma mia ragazzi. Ehi, ehi, bello vedere indiani e cowboys sotto braccetto insieme ed eccoli qui. Intanto sto guardando che se gli amici riescono a inquadrare la tenda, esce del fumo, chiaramente fumo finto, non preoccupatevi, però vediamo che esce anche del fumo da in cima alla tenda. Vabbè, fidatevi di noi che c'è il fumo che esce da là. Allora proseguiamo intanto. Allora invitiamo il pubblico gentilmente a, veramente qui sulla destra gentilmente a spostarvi, perché non è il posto, qui era transennato in teoria. Dunque dovreste defluire verso la via, qua deve essere tutto libero, dovreste uscire da questa zona gentilmente, grazie mille. Allora, questa è la comunicazione di servizio, voi a casa non uscite di casa, state seduti tranquilli. Ma adesso arriva un altro gruppo, signori, arrivano gli amici di San Bartume, eccoli! Con un ingresso trionfale! Fischietti che fischiano! Vabbè, che potevano fare i fischietti? Intanto saluto anche la mia mamma che ci segue da casa. La mamma è la mamma, ragazzi, e con questo saluto tutte le mamme. E la fidanzata, ciao Jessie. Allora, eccoli qua. Ciao bimbi, loro sono gli amici degli amici. Loro sono gli amici di San Bartume. Sono gli amici di San Bartume. Allora, con il carro dei Flintstone. Guardate la macchina qui davanti. È uguale. È davvero un lavoro impeccabile. Allora salutiamo il capocarro, Mario, il direttore artistico e disegni, Francesca, il gruppo, Gianluca, Andrea, Flavio. Per quanto riguarda i costumi, sono stati curati da Rosanna. Vediamo che ci dicono, ritorno indietro nel tempo per incontrare i Flintstone, i Cavernicoli, i Cartoons, gli amici Fred e Bernie con la moglie William e Betty, vivono in un'improbabile età della pietra con un'auto a trazione pedestre, sauri volanti, bowling e drive-in. Signori, i Flintstone! Sulle mani, vai!
eccoli qua. Gioca bowling. Aspetta ragazzi, con le telecamere, facciamolo vedere. Lui sta tirando, andiamo con le immagini, perché abbiamo Fred, vedete che c'è la boccia da bowling in mano, vedete che c'è la boccia da bowling in mano, adesso vedete i fotografi gentilmente, un pelo, grazie principe, adesso spostatevi ancora, perché loro sono i birilli, inquadrate i birilli, grazie, i birilli, eccoli là, loro sono i birilli e lui c'ha la palla da bowling, vediamo se riesce a buttarli giù tutti, pronti? Ragazzi, strike! Un bel applauso! Siamo veramente fuori di testa, ma ci piace così. Ehi! I Flintstone! Ciao ragazzi, siete stupendi, benvenuti! Ciao Rita! Venite avanti col carro, guardate che bello, guardate le finiture di questo carro, chiaramente con la mitica clava, non poteva che mancare la clava. Ed eccoli qua, i più piccini. Gli sponsor di questo carro sono Non Solo Frutta, il Giardino dell'Edilizia di Glorio e Hotel Astra. Vedo una Flintstone decisamente conturbante. Antonella, la vedo da sopra il carro che saluta e lancia fiori e ammicca sorrisi. Hai capito? Già a quei tempi ammiccavano. I Flintstone! Vorrei sentire un urlo del pubblico al mio 3. Tutto il pubblico in piazza per i Flintstone. 3, 2, 1! Ok ragazzi, proseguiamo, andiamo. Salutiamo i Flintstone, questo è il primo giro. Al secondo giro io scenderò, come vuole la tradizione, scenderò tra il pubblico. Scenderò tra il pubblico e andrò a prendermi probabilmente delle tonnellate di coriandoli. Però voglio vedere e conoscere da vicino i protagonisti che stanno dando vita a questa fantastica edizione del cinquantesimo, la cinquantesima edizione del Carnevale di Diano Marina. Ma quanta gente c'è, Gianni? Quanta gente? Tanta, sempre di più. Allora, intanto arriva una banda folkloristica. Vediamo, eccoli che entrano in piazza, signori, i Canta e Sciuscia. Allora, mi dicono che c'è un cambio di programma. Sono gli Dei dell'Olimpo. Gli Dei dell'Olimpo! Ed eccoli qua, facciamogli un applauso! Loro sono i Goliardi Dianesi! Un bel applauso! Allora, i Goliardi Dianesi dovete sapere che nasce dalla Goliardia, dunque Dogato un genovese, c'è tutta una storia infinita, presidente, loro so che mentre realizzano i carri nel capannone, cioè lì è una festa con te, come fai a gestirli? No, difatti non li gestisco. Sono ingestibili. Vengono, fanno festa tutte le sere, quindi va bene. Però il risultato c'è, perché sta arrivando il loro carro, eccoli qua. Allora, loro sono gli amici, i Goliardi Dianesi, i Dei dell'Olimpo, e mi dicono proprio, con il loro classico stile ci trasportano nell'Olimpo tra dei e semidei. Chiunque di loro avrebbe voluto interpretare, manco a dirlo, scrivono proprio precisamente, il dio Bacco, cioè il dio del vino. Ecco i nostri eroi che sfilano sfoggiando i loro fisici statuari ed il loro maestoso tempio. Ed ecco qui ragazzi il carro dei Goliardi con il loro tempio, facciamo un applauso. Ed ecco Bacco, grande Feola, con Feolino. Ragazzi, benvenuti con noi, ed eccoli qua, il tempio. Sponsor, spicchio di vita è
Torificio Hermes, pizza e pasta, la piazzetta degli artisti, a Diano Marina, Sant'Anna. Ed eccoli qua i goliardi che intanto già iniziano dall'alto del loro tempio a lanciare veramente montagne di coriandoli sul pubblico, come giusto che sia. Dunque mi raccomando, sappiate che stasera quando andrete a casa e vi spoglierete, vi assicuro che i coriandoli li troverete da tutte le parti, ma proprio tutte, e voilà. Allora, prego ragazzi, proseguite, proseguite ragazzi dell'Olimpo, i goliardi che proseguono. Allora intanto vediamo che entrano in piazza gli amici dei Tropical Dream. Allora, gli amici del Tropical Dream di San Benigno Canavese. Loro ormai sono una tradizione consueta qui con noi al Carnevale di Diano Marina tutti gli anni. Sono ospiti graditi, ospiti devo dire. Ed eccoli qua. Loro sono automuniti, preparatissimi, davvero. Non immagino quanti corsi di Carnevale. Grazie, voi gentilissimo, assessore. Un palloncino per lei, per fare la prova del palloncino a fine carnevale. Una presenza sempre molto gradita con la loro musica, i loro coloratissimi vestiti e la loro allegria ci fanno sprofondare nel clima caraibico, inondando Diano Marina di palloncini colorati e coriandoli. Ed eccole qua le nostre brasiliane torinesi, possiamo dire così? Ci piace, vero? Un urlo pubblico al mio tre, attenzione con la voce, 3, 2, 1! Ed eccoli qua, eccoli qua! Loro sono addirittura anche automuniti, non so che musica sentite adesso da casa, perché loro hanno proprio un loro impianto audio automunito con tanto di gruppo elettrogeno. Sono due, venite avanti ragazzi, venite pure avanti, entrate in piazza. Eccoli che arrivano, dicevo sono muniti con un loro impianto audio di tutto rispetto. Ed eccoli qua, vedete che c'è anche l'autopresentazione, sono proprio automuniti. Ragazzi, abbassate un pelino la musica della vostra perché vi siete un po' distorti. Allora, eccole qua le nostre ballerine fantastiche, abbiamo anche, non so come si chiama a dire il vero, la corona, possiamo chiamarla? Dopo me lo dici, tanto scenderemo al secondo giro, ti vengo a interrogare, quale ragazze sono piumate? Allora, facciamo una cosa. Sarebbe il caso di abbassare la musica loro e usare la nostra qua in piazza. Ragazzi del Tropical Dream, facciamo una cosa, ci abbiamo un pezzo latino tipo questo, Polo? Allora intanto direi, gli amici del Tropical, grazie. Vediamo se riusciamo a farci sentire, ormai la musica va. Riusciamo a abbassare la vostra musica e andiamo con la nostra? Ah, è comandata dall'altro carro. Allora, eccoli. Allora, grazie ragazzi. Grazie, abbassate la musica che mettiamo la nostra, così la sentono anche da casa. Ok, vai Polo. Se vai là, vamos, eccoli qua, Tropical Dream. Fora tutta tristezza. Vamos, vamos. Eu quero ver a todos divinos de Deus. Samba de Janeiro. Se vai nella salma, Diano Marina, come Brasil, che differenza c'è? I ciappette, ma no, se guardate bene sono ciappette di tutto rispetto, dunque devo dire che è come essere proprio a Brasil. Con la spalma arriva, 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 arriva.
sulle mani pubblico, sulle mani! Tropical Dame da San Benigno Canavese, Torino, ed approfitto per salutare tutti gli amici di Torino che sono qui con noi a Diano Marina. So che sono sempre tanti, tutti gli amici piemontesi. Vorrei sentire un urlo dei piemontesi. Prego ragazzi, andiamo avanti, andiamo un pochino avanti, così conseguiamo. Grazie. Grazie ragazzi, come sempre siete i benvenuti e ogni anno ci fa strapiacere di avervi qui con noi a festeggiare e a portare. Piccolo balletto. Ok. Allora, vediamo un balletto, una coreografia dei Tropical Dream, anche da casa, vediamo com'è. Volevo notare che abbiamo l'assessore Bregolin che si è un attimino assentato. Come mai, assessore? Mi dice che è una deformazione professionale, lo comprendiamo? Ed eccole qua. Brave, concentrate, devo dire che si stanno impegnando, le nostre ragazze. Brave ragazze, brave, brave, brave. Vi faccio fare un urlo da tutti i piemontesi che sono in piazza. Volete sentirlo? Piemontesi, 3, 2, 1! Ragazzi, dobbiamo chiedervi di andare avanti perché dobbiamo continuare con il giro. Grazie, i Tropical Dream. E proseguiamo, proseguiamo i nostri giri. Allora, intanto ritorniamo con la musica, abbassiamo un attimo qua, grazie. Torniamo con la musica in piazza. Poi dopo la riaccendete quando appena uscite dalla piazza, riattacchiamo. Sparate come vuole la tradizione. Tropical Dream, eccoli qua con i loro bellissimi costumi, con la loro voglia di fare festa, con le loro stupende ragazze e i loro maschioni dietro, eccoli qua. Esatto, stavo proprio parlando di voi, dei maschioni che sono qui insieme, maschietti, dai, maschini, facciamo così. O basta l'aspelnen, com'è il piemontese? Aspelnen. Allora, ma mentre... Aspel! Mi dicono che aspel. Allora, intanto voglio... Imperia TV, Imperia TV vuole ringraziare la famiglia dianese e ringrazia anche gli sponsor Tecnogas, azienda agricola Il Cascin, Accesio e ancora Simpli ed Eurospin.
Si ringrazia anche Quattro Zampe, Tutto per gli Animali a Porto Maurizio e ancora il negozio a Diano Marini ad Imperia, Honest Market. Questi sono i ringraziamenti che arrivano direttamente da Imperia TV per gli sponsor che seguono la TV e volevano essere con noi anche qui, proprio in piazza a Diano Marina. Dopo vi dirò anche dove potete vedere sul canale 16 in provincia di Imperia di Savona il Carnevale, sul canale 116 a Genova, in Riviera di Levante e in, sul canale 116. E intanto torno, perché vedete alle mie spalle, qui sulla sinistra, potete vedere, andiamo con le immagini, perché stanno entrando in questo momento il gruppo dei Peppa Pig. Beh ragazzi, questo è davvero il carro dei bambini. Questo è il carro dei bambini, il gruppo è De Longu Istessi, che in dialetto ligure De Longu Istessi vuol dire sempre gli stessi. Bravi, vedo che molti lo sanno, anche i piemontesi studiate il ligure, bravi. Capo carro, eccoli che arrivano, Peppa Pig, abbiamo i Peppa Pighini, i piccolini davanti. Un bel applauso in piazza ragazzi per Peppa Pig! Allora, scendiamo un po' nei particolari. Capocarro Gino, direttore artistico Adriana, il gruppo Luca, Mino e Piero. E allora leggo dalla scheda che i De Longu Istessi con la loro Peppa Pig si ispirano ai protagonisti del cartone più amato dai più piccini. Le vicende ruotano attorno alla vita di Peppa. Io sono Peppa Pig e questo è il mio fratellino. Una gentile e simpatica maialina e alla sua famiglia, ed eccola qua, la grande famiglia di Peppa Pig. È arrivato il fenomeno di turno. Potete sparargli un colpo di cannone, grazie. Va bene. Io sono Peppa Pig. È l'intruso. E questo è il mio fratellino. Dopo, dopo bambini, bravi, dopo, dopo. Allora. E questo è Papino. Sponsor. Peppa Pig. Stazione di servizio Stazione di servizio Orengo. La Teglia di Maria Carla. Pizza al taglio e piatti pronti. E ancora prodotti tipici, il Colle degli Ulivi. Capra, che salutiamo. Ed eccoli qua gli amici di Peppa Pig, ma dopo il secondo giro andremo in mezzo ai carri, proprio perché vogliamo proprio vedere da vicino i protagonisti che danno vita a tutte le favole, a tutte le storie, perché sono tante, ancora molte da raccontare qui nel corso del Carnevale Dianese. Ma mentre sta sfilando Peppa Pig con la sua famiglia e continua il loro giro, io vedo già che stanno per entrare. Arriva il gruppo dei Canta e Sciuscia, eccoli che arrivano, Canta e Sciuscia, dico bene? Prego ragazzi, entrate in piazza, entrate, entrate, venite, venite. Intanto vedo Minnie davanti al gruppo. Eccoli che arrivano i Canta e Sciuscia, vedo anche delle maggiorette davanti a loro, da Sanremo. I Canta e Sciuscia hanno la loro musica, perché è una banda, dunque sono dal vivo, aspettiamo che fanno l'ingresso in piazza. Ed eccoli che arrivano proprio in questo momento qui in piazza con noi, facciamogli un applauso, un bel applauso. Diano Marina, eccoli che arrivano. Prego ragazzi, venite avanti, là siete troppo lontani, non vi sentiamo.
Allora intanto si stanno organizzando per fare l'ingresso all'interno della piazza di Anna Maria. Già li vedete dalle immagini, i Canta e Sciuscia. Vado intanto a cercare la loro scheda. Ed eccoli qui, Canta e Sciuscia! Che stanno interpretando un brano eccolo là! Ciao carissimo! O Sarragino, non so se sentite da casa la musica. Venite avanti. Venite, entrate in piazza. Pubblico, un bel applauso per i Canta e Sciuscia. O Sarragino. Vengo con voi, vai! O Saracino, bello guaglione! O Saracino, tutte femmine fa innamora. Ragazzi, qua ci sta un applauso, pubblico l'applauso, bello! Vai! O Saracino, è tentatore. Tutte femmine fa namora. È impazzito. Oh, bel guaglio. L'abbiamo perso. Vai. Buon applauso. Fantastico. Venite avanti ragazzi. Signori, un bel applauso qui con noi, Canta e Sciuscia. Eccoli che arrivano con gli strumenti più, dalle immagini li vedete da casa, qui abbiamo damigiane di vino, abbiamo vassoi, cesti con i pesci, chiaramente sono finti perché sennò lei sarebbe già andato dalla Mo. Stavano, se non finti. Ecco, spiegazione tecnica, vedete di come funzionano? Un bambinello e piscia di duro. Insomma, sono veramente fuori. Ragazzi, allora iniziate in un'altra, piano piano sfiliamo intanto, perché sono tanti i protagonisti. Allora ragazzi, grazie per essere qui con noi, ci fa piacere. Direttamente da Sanremo, come va? Quanti siete esattamente? Allora, vediamo il verso 48, qui siamo 48 persone, 48 elementi. Sì, ma a Sanremo siamo di più. Siete anche di più. 65-70, bene, vi vedo belli, veramente allegri, tutti musicisti con la voglia però di divertirsi, questa fa la differenza. Anche questo è il carnevale, i Canta e Sciuscia che adesso prendono un brano e piano piano marciano per far proseguire il carnevale. Ragazzi, benvenuti a Diano Marina, i Canta e Sciuscia. Prego, vai. La 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 la
là. Vai Lola. Cioè incredibile, guardate, non so se riuscite a fare le immagini su questo ultimo musicista che non sta suonando una caffettiera, praticamente una caffettiera che effettivamente fa anche, cioè sta uscendo il caffè
con tanto di botti. Incredibile, sono veramente un gruppo originale senza ombra di dubbio. Il canto è Xuxa. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia. È incredibile. Delícia. Vabbè. Assim você me mata. Fantastico, vedi? Ai, se eu te pego. Ai, ai. È un ragazzo che ha dei numeri. Non so se stanno inquadrando anche. Sta prendendo fuoco la caffettiera. Io direi di spegnerla perché ti si sta incendiando la caffettiera. Abbassala un pochino perché sennò dopo diventa un giochino pericoloso. Va bene, detto questo, l'hanno già spenta. Proseguiamo perché sta per arrivare un gruppo di tutto rispetto. Li vedete, sono dei fantasmi, signori e signori, stanno per entrare. Eccoli i fantasmi, sono con noi Ghostbuster. Eccoli Ghostbuster. Ed ecco i Ghostbuster! Ed ecco i fantasmi! I fantasmini che sono qui! Con quelli da Shumaya, il gruppo, ecco, Ghostbuster, un bel applauso, entra ora nel percorso. Ragazzi, guardate che fantastico. Era in cordigliera domattina sera. Quelli da Shumaya quest'anno festeggiano i loro 30 anni, pensate, di attività, e lo fanno con i Ghostbusters, che è proprio il film, è a 30 anni dall'uscita del film. Gli acchiappa fantasmi sono impegnati a contrastare l'invasione dei ectoplasmi, ma siccome la battaglia si presenta molto dura, ci sarà una sorpresa. Vediamo se riusciranno a catturare i fantasmi, gli ectoplasmi, eccoli che sono qua, che si mischiano tra la gente con le loro urla. Voglio sentire le urla degli ectoplasmi. Signori Ghostbusters, tornate indietro, che fate? Venite in piazza! Fantasmi, venite, venite! L'albero spezzato. E intanto i loro sponsor sono Tecnogas, assistenza caldaia e gas, Fincom, prodotti per il riscaldamento, Brianteo Mobili e la scuola ballo Movani Mart, a Porto Maurizio in piazza Ricci, che li salutiamo, ciao ragazzi! Vai, vai, se balla, vai, vai, si salta! Ed ecco i Ghostbuster! Sono usciti coloro che hanno il compito di catturare i nostri fantasmi! Ci riusciranno! Ed ecco i Ghostbuster! Fermo col carro, rimani fermo qua, ok, andiamo con le immagini, vediamo se riescono a catturarli, seguiamo con le immagini questa battaglia, i Ghostbusters in azione, stanno cercando, c'è una battaglia che sta infuriando, qualcuno cerca di sopravvivere, non ci riescono, i fantasmi sembra che abbiano la meglio, i Ghostbusters hanno delle serie difficoltà. Vanno in aiuto, stanno chiedendo l'aiuto. Ma chi c'è dentro quel contenitore? Ma chi c'è da dentro? Ragazzi, c'è qualcosa di strano. C'è un ingrediente segreto. Vediamo, seguiamo con la telecamera. Vediamo, stanno riempendo. No, è sangria. È sangria, mi dicono. Sta a vedere che con la loro pistola ectoplasma non riuscivano a bloccarli, ma con la sangria a quanto pare li stanno prendendo per la gola. Hai capito? Molto astuti i nostri Ghostbuster. E loro sono Capocarro, Covini, direttore artistico Manuela e Silvio, il gruppo Totò, Roberto, Flavio, Mario, Riccardo e Luchino. I ain't afraid of no ghost.
e i Ghostbuster. Ragazzi, complimenti, perché grazie alla sangria avete fatto società. Questa, vedi, vedi, vedi cosa combina la sangria quando vuole. E i Ghostbuster. È il grande Totò, eccolo qui. Ciao Totò. Non sento le mani del pubblico, sulle mani. A tempo di musica, sulle mani. Con i Ghostbusters, che ormai stanno riempiendo i bicchieri di sangria, non soltanto dei fantasmi, ma a quanto pare anche dell'assessore Devoto Carpo e dell'assessore Bregolini, del pubblico intorno. Ci fermiamo due minuti per la pubblicità, ma torniamo in diretta tra poco qui in piazza Diano Marina per la 50esima edizione del Carnevale di Diano Marina. Me ne bevo un po' anch'io. A tra poco! In piazza Marti della Libertà per la 50esima edizione del Carnevale. Stiamo proprio notando, guardando lontano, sono sempre di più migliaia di persone, ma torniamo con le telecamere, andiamo all'inizio, proprio qui da dove entrano i gruppi nella piazza, perché stanno per arrivare Fortunello e Marbella. Venite Fortunello, entrate, eccoli qua. Vai con la musica, grazie Polo. Fortunello e Marbella con il circo di Mirtilla. Ed eccoli che arrivano, belli come il sole, artisti di grande esperienza, poliedrici e fantasiosi, e realizzano spettacoli capaci di coinvolgere ed emozionare grandi e piccini, trampolieri, mascheroni e gli allievi della scuola di circo di Mirtilla. Eccoli qua, li vedete su queste monobici. Non è facile, però vedete, la scuola di circo utile, anche perché facendo scuola si fa anche attività fisica di tutto rispetto, si impara un equilibrio speciale. Eccoli qua, ciao ragazzi, facciamogli un applauso, un bel applauso pubblico, non vi sento. E loro ci sbalordiranno con esibizioni ed acrobazie lungo tutto il percorso. Vedete i due pellicani? Abbiamo un pellicano e credo... un cigno. Eccoli, pellicano. Che, come si chiama? Che, come si chiama? Fenicottero? Oh, un fenicottero, bravi, bravi. Un fenicottero. Allora, loro sono della compagnia Acqua Alta di Venezia. Ragazzi, benvenuti. Venite, venite il gruppo, entrate, 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 venite avanti ragazzi. Fortunello e Marbella, eccoli che arrivano. Non vi vedo ballare, non vi vedo saltare, si salta, si balla, vai ragazzi. Pubblico indietro, grazie. Apritevi bene qua, grazie. Grazie, gentilmente spostatevi, signori, fuori dalla piazza, qua è zona transennata, grazie. Dobbiamo essere un po' chiari perché purtroppo sono talmente tante che non ci stanno, capiamo. Ed eccoli che arrivano, il carro di Fortunella e Marbella. Eli, 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 E
guardate, eccoli, ma guardate quanti sono, chiaramente tutti quanti vestiti da pagliaccio, pagliaccino e pagliaccetto, sono stupendi. Ragazzi, però voglio vedervi ballare, un po' di brio, dai dai, ballate, ballate, ballate tutti insieme sulle mani. Qua immagino che ne accadranno delle belle. Lui è Fortunello, eccola qui, Fortunello, che Fortunello, lo vedete, non è bello ma è bravo, possiamo dire così, non è bello ma è bravo. Ma mi sono vendicato perché stamattina ha detto non è, no, no, ma non si sente da quel microfono là, là non si sente perché è arrivata anche un po' d'acqua, grazie ragazzi. Ecco, ma non di statura, bravo. Nella botte piccola c'è il vino buono, esatto. Allora, che succede? Vediamo che succede. No, aspetta, aspetta, aspetta. Dopo, dopo, non mi fida. Ho preso sulle spalle, sì, no, Allora, allora, vedi. Qua vedete che il carro di Fortunella Marbella è un carro attrezzatissimo perché è pronto per esibizioni di tutto e di più. Accade. Che cosa combinate? Accade qualche cosa adesso? Vai, un numero, fate un numero, telecamere, vediamo cosa ci combinano, vai! Un numero! Alessia, Alessia, vieni, vieni, allora vengo un attimo con voi. Facciamo insieme, sì, vengo con voi sul carro e facciamo questo numero, lo facciamo vedere anche da casa. Allora. Allora, aspetta, spieghiamo perché da casa con questo microfono ci sentono. Andiamo più avanti col carro, andiamo più avanti col carro gentilmente, così non fischiano le casse. Fate spazio, grazie gentilmente pubblico, andiamo un po' più avanti. Ti dico io stop, eh. Andiamo ancora un po' più avanti, intanto vediamo che qui c'è una giovanissima. Eccola qui. Ok, stop, stop, va bene così, grazie. Allora, che succede? Questi sono alcuni degli attrezzi che trovano alla scuola di circo, stoffe, cerchi. Avete visto i bimbi sui trampoli, bimbi sul monociclo. Poi dopo al secondo giro attaccheremo anche un trapezio. Faremo due esercizi sul trapezio, il cerchio, dei numeri aerei. E se ci sarà il tempo qui in mezzo all'ultimo giro con tutti i bambini faremo un gioco con la corda. Tutte le cose che facciamo alla scuola di circo ad Imperia. Che bello, riusciamo a far fare un numero aereo al sindaco dopo? Gli facciamo un'evoluzione. È Jimmy col nostro... L'uomo cannone. No, da... Ma in effetti lì a fianco con tutti questi mazzolini che sono... Intanto chiedo un applauso per la spaccata di Alessia sulle nostre stoffe. Ragazzi, guardate che spettacolo. Guardate che bello. Dopo posso fare annuncio, dopo lo farò anch'io. Dopo anch'io farò la spaccata. E dopo a sorte prenderemo uno del pubblico e gli faremo fare una spaccata. Scusa se mi intrometto, tu farai la rotta. Comunque, chiedo un applauso anche a tutti gli altri bimbi della scuola di circo. Gli amici sono più di 100 in costume con le nostre parrucche, con i nostri costumi, e più di 30 i bambini della scuola. Un applauso a tutti. Guarda, un applauso non ci basta. Noi vogliamo un urlo del pubblico. Siete pronti? Pubblico, 3, 2, 1. Va bene, allora io vi lascio continuare, proseguiamo perché i giri sono due e nel secondo giro io scenderò in mezzo a voi e con le telecamere andremo a prendervi un po' in giro, scherzeremo, montagne di coriandoli, questo è il carnevale, scendo, scendo da questa parte, no, da quest'altra, scendo da quest'altra e torno sul palchetto. Allora salutiamo intanto Fortunella Marbella, intanto qua dietro abbiamo tre giganteschi clown, abbiamo un coniglio, un clown, un personaggio, eccoli qua, che ballano a ritmo e musica, molto belli, molto belli.
E qua ragazzi volano cuori, farfalle, cuoricini, colori. È un cielo tempestato di magia, di festa, di musica, di voglia, di allegria, perché questo è il carnevale. Abbiamo bisogno di questo, un po' di allegria, stare insieme. Anzi, proprio con la parola stare insieme, a casa, chi è a casa? Vicino probabilmente alla moglie, al nonno, alla mamma, a una sorella. Fate una cosa, datevi un bacino. Bravi, esatto, anche qua in piazza. Datevi un bacino sulla guancia. E chi non si conosce, datevi la mano, presentatevi, è una cosa stupenda, diventiamo tutti amici, vi ritrovate poi magari domani al bar o qui per Diano, di ah ciao guarda, c'è il signore di ieri, quello che mi dava con i ciappetti, mi spingeva. Dai, datevi la mano, fatelo, non sto scherzando, scambiatevi un segno di pace, direbbero. Ed eccoli, allora brava, no fatelo perché è bello, diventiamo amici perché la magia è fantastica. Allora, intanto c'è un premio, vi dicono, e a casa datevi questo bacio, non mi sono dimenticato, a casa datevi un bacino. Vediamo. Allora abbiamo classifica concorso, intanto andiamo qua sotto a fare il premio, facciamo una cosa carina, mettiamoci un attimino sul percorso, esatto. Allora, ci mettiamo qui, perché sono col presidente. Allora, lascio la cartelletta un attimo, presidente, le rubo il foglietto. Perché c'è la classifica concorso vetrine commercianti dianesi. Tema, c'è un tema che è stato dato proprio per fare le vetrine in tema di carnevale. Allora ragazzi, un attimo, fermiamo un secondo la banda Città di Diano Marina. Fermi dove siete, grazie per... grazie De Matteis. Allora... è così, questo è il carnevale, la diretta, la state vivendo con noi. Tema vetrine, 50esima edizione del carnevale dianese, storia del carnevale dianese. E qui abbiamo delle vetrine che si sono particolarmente evidenziate per fantasia, per voglia e per piacere, hanno creato qualcosa di speciale che chiaramente i nostri giudici sono andati e hanno valutato, hanno poi chiaramente scelto. Qui abbiamo il premio per le vetrine. Adesso ve lo faccio anche vedere. Ecco, inquadriamo il premio, eccolo qua. Allora abbiamo tre classificati. Partiamo dal terzo classificato ed è Franco e Marco Parrucchieri. Un bel applauso. Allora, in Corso Roma 170, premio offerto dal ristorante Barbice in Viale Torino 12 a Sant'Anna. Saluto gli amici del Bar Beach di Diano Marina, chiaramente una cena per due persone. Franco e Marco, buon appetito. Proseguiamo, andiamo al secondo posto. Secondo classificato, azienda agricola Il Colle degli Ulivi, Capra, brava, complimenti a mamma, sorella, in via San Francesco d'Assisi 7, qui a Diano Marina. Premio offerto da Pizzeria Bardeglia in Corso Roma 124 Diano Marina, un pranzo per due persone. E se magna di nuovo, se magna se beve qua, ci piace bere. Ma adesso, oh, diamo al primo, oh, le mani, oh, tutti insieme. Primo classificato, vince con un urlo del pubblico, quando dirò il nome, oh, Maison di Brusa Nadia. Brava Nadia. Negozio tra l'altro appena aperto, e probabilmente è poco che è aperto proprio qui con noi. Complimenti in Corso Roma 110, premio offerto dalla famiglia dianese, ed eccola qua la targa. Complimenti, non c'è Nadia? Mi hanno detto che forse Nadia non può essere presente, quindi glielo consegniamo virtualmente, poi sarà mia premura fargliela avere. Bene, allora sarà nostra premura chiaramente andare direttamente in negozio da Nadia a portargli il premio. Sarà impegnata a vendere lenzuola, cuscini e dunque complimenti. Complimenti a Nadia, facciamogli ancora un bel applauso. Ecco lei che ha vinto questo concorso con noi, e dunque Maison di Brusa Nadia, complimenti. Allora, intanto alle mie spalle, eccoli qua, sono tornati gli amici. Io rimango in piazza, intanto qua, grazie, ti rubo la cartelletta. Sono tornati gli amici della banda Città di Diano Marina, ricordavo 162 anni di storia, ed eccoli qua. Abbassiamo un pelino la musica, prego ragazzi. Maestro,
Maestro De Matteise, Maestro De Matteise, fa le foto, è là che si sta facendo le foto. Vedete, guarda, deve farsi le foto. Donne, donne, prego. Attenzione, vedete che stanno le direttive con la bacchettina. È come la moglie in casa quando entra, no? Si vede il marito, c'ha la bacchettina. Allora, tu devi... è così che fate, no? No, è vero. Allora, attenzione. Ecco, devono venderle la bacchetta per le donne da casa. Tac, marito, tac, tac. Questa è una bella invenzione, eh? Vanno ruba. Attenzione, arriva anche il presidente. Posso? Allora, vabbè, io vado lo stesso. Quest'anno abbiamo deciso di non fare una premiazione per il carro, per il gruppo o per la maschera, ma vista la ricorrenza del cinquantenario vogliamo donare una targa ricordo a tutti i gruppi che hanno partecipato. Quindi è un onore che adesso consegno questo premio anche alla banda. Bene, una bella, 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 ci piace, mi piace dunque a tutti quanti uno speciale riconoscimento. Ragazzi, venite avanti perché non lo sapete, ma c'è una targa speciale per voi. E poi loro sono speciali per noi, perché cioè, è la banda di Diano Marina. È la tradizione di Diano Marina, quindi è un onore consegnargli questo ricordo. Ed eccoli qua. Qui c'è il maestro De Matteise. Che allora andiamo al presidente. Dov'è il presidente? Massimo De Bernardis. Andiamo dal presidente, vediamo se. Allora, venite un po' più avanti, andiamo un po' più avanti, ragazzi, che dobbiamo rimanere noi in questa zona. Prego, ragazzi, eccoli qua. 162 anni di storia. E guardate come se li portano bene. Se li portano bene, eccolo qua, presidente Massimo De Bernardis ti consegna la targa Banda Musicale Città di Diano Marina. Ok, questo è un ricordo del cinquantenario che era dovuto alla tradizione veramente di Diano Marina. Ragazzi, complimenti, questo deve essere là in sala pronto alla bella vista di tutti. Un augurio per tutto il carnevale e alla famiglia Dianese da tutti i componenti della banda. Grazie, grazie. Grazie ragazzi, grazie di cuore per l'allegria che ci portate. Sono fantastici. Adesso li facciamo proseguire nel loro percorso mentre vedete le immagini che stanno suonando qui con noi. Spero che si arrivi un audio decente, perché col microfono non è facile prendere tutti gli strumenti che stanno suonando. Ed eccoli qua, Banda Città di Diano Marina. Allora, intanto stanno tornando in Piazza dei Figli dei Fiori, però intanto prima voglio ricordare qualche dato. Prego ragazzi, possiamo continuare. Prego, prego, andate pure avanti. Mm-hmm.